tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Traffico in tilt a Fano per i lavori dell'Enel, disagi alla viabilità e proteste degli automobilisti. Assaggi guidati, escursioni e promozione dei prodotti tipici locali al via alla 7ª edizione di Itineris. Joe Squillo, Cecilia Rodriguez e Martina Colombari, grandi ospiti attesi a Pesaro per l'appuntamento con la moda sotto le stelle. Il gelato fritto protagonista alla festa di Tombaccia a Fano, 3 giorni di evento dedicati a musica, spettacoli e stand gastronomici. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Il traffico è andato letteralmente in tilt questa mattina in via Roma a Fano. A causa dei lavori dell'Enel all'altezza di via dell'Abbazia si sono formate lunghe code di veicoli con grandi disagi alla viabilità. Dopo diverse segnalazioni sono intervenuti sul posto i vigili urbani di Fano che hanno cercato di far defluire il traffico, ma le lamentele degli automobilisti non sono mancate. C'è chi ha impiegato più di mezz'ora per percorrere meno di 1 chilometro. E adesso torniamo a parlare dell'Azimut Benetti di Fano, perché durante l'incontro che si svolgerà domani alle ore 12 fra il sindaco Seri, i rappresentanti della fabbrica e i sindacati di categoria, i lavoratori sciopereranno per l'intera giornata. Ma non solo, alle 11 si ritroveranno all'Arco d'Augusto per poi sfilare nel centro storico fino a raggiungere il municipio. Lavoratori e sindacati chiedono che l'Azimut Benetti riveda la propria decisione. La cessione del ramo d'azienda in concreto significherebbe la chiusura del cantiere nautico e quasi 90 dipendenti senza più un lavoro. È stata presentata questa mattina la 7ª edizione di Itineris, l'iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere i prodotti tipici locali. Servizio di Lino Balestra. Mettere in comunicazione la costa e l'entroterra per un turismo non solo di stampo balneare, ma che vive il territorio che lo ospita attraverso la conoscenza diretta delle sue eccellenze. E' questo l'intento di Itineris, che presenta per il 7º anno successivo e forte dei numeri dello scorso anno, in cui più di 1.800 turisti hanno aderito all'iniziativa, i suoi itinerari nel distretto turistico Marcabella, nel mondo dell'enogastronomia, alla scoperta delle aziende agricole, dei prodotti tipici e dell'artigianato artistico. Torna Itineris, un esperimento ben riuscito che continua a crescere e a mostrare segni di vitalità, perché ogni anno si rinnova senza stravolgersi. 7º anno di questa bella esperienza, dall'esperimento si parla di consolidamento perché è molto richiesta dai turisti, si unisce la costa con l'entroterra, le eccellenze enogastronomiche, l'artigianato, ma quest'anno c'è una cosa in più, cioè il turista potrà fare esperienza diretta portandoci a casa il frutto del suo lavoro, quindi farà il miele, parteciperà ad autunno alla vendemmia, alla raccolta delle olive, le tagliatelle, tutta una serie di attività che coinvolgeranno in modo attivo il turista, che oltre a contemplare come i nostri sapienti contadini e artigiani fanno le cose, potrà parteciparvi. Turismo esperienziale, quindi, come valore aggiunto di promozione turistica che permette agli albergatori consorziati, promotori dell'iniziativa, assieme alla Camera di Commercio, di offrire al turista, alla modica cifra di 5 euro, trasporto e degustazione compresi, pomeriggi alternativi. È un'esperienza che ogni turista viene nella nostra città, che se la riporta a casa e ci fa un'ottima promozione del territorio. Quello per noi è molto importante, perché la promozione vuol dire vendere pacchetti, vendere alberghi, vendere ombrelloni per i turisti che vengono nella nostra città. E questa tipologia di turismo trova nelle Marche un terreno fertile ed un elemento distintivo ed esclusivo, a dispetto dei vicini di casa, troppo spesso scimmiottati. Il modello vicino a noi, che è il modello romagnolo, è un modello che non si addice alla nostra tipologia di offerta. Intanto perché la maggior parte delle aziende, delle strutture ricettive sono familiari, sono piccole
piccole strutture, per la maggior parte a gestione familiare. Noi dobbiamo puntare a un modello a misura d'uomo che rispetti l'ambiente, quindi non grandi cementificazioni delle spiagge e delle coste, ma rispettosi dell'ambiente, valorizzando quelle che sono le nostre opportunità in termini culturali, in termini enogastronomici, senza scimmiottare gli altri, perché noi siamo sicuramente meglio degli altri. E ancora cronaca, un incidente si è verificato questa mattina fra un'auto e una moto intorno alle ore 13 in viale 12 settembre a Fano. Un noto notaio fanese di 75 anni era a bordo di una Porsche Carrera quando, per immettersi da via Nolfi su viale 12 settembre, è entrato in collisione con un Centauro, un nordafricano 53enne residente a Fano, che nell'impatto è caduto a terra. L'uomo si trova in osservazione all'ospedale San Salvatore di Pesaro, ma le sue condizioni non sono gravi. Oltre al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi di legge. Cambiamo argomento, perché c'è grande attesa a Pesaro per l'appuntamento con la moda sotto le stelle. Sabato sera infatti torna la decima edizione di CNA ed è moda che quest'anno si sposta nel Piazzale della Libertà. A Pesaro, sabato 9 luglio, tornano a sfilare le stelle per CNA Idee in Moda, una serata all'insegna del fashion e della moda donna voluta dalla CNA di Pesaro Urbino per promuovere il settore del tessile abbigliamento, comparto importante e da tempo in difficoltà. A presentare l'edizione del decennale per la sesta volta, l'inossidabile signora della moda, Jo Squillo, conduttrice sulle reti Mediaset del seguitissimo programma TV Moda. Le star di quest'anno che sfileranno sulla passerella sono Martina Colombari, Cecilia Rodriguez, Michela Quattrociocche e Clarissa Marchese. 10 anni di questa kermesse, partita quasi per gioco ed ora conosciuta in tutto il mondo grazie alle reti Mediaset e Sky e alla TV della Bielorussia. Un compleanno importante, si festeggia il nostro primo anniversario, 10 anni, una bellissima soddisfazione, soprattutto un grande orgoglio, perché non si arriva alla decima edizione di un evento così importante se non c'è all'interno di questo evento tanta qualità, tanto lavoro, tanta dedizione, tanta passione e soprattutto tanta voglia di far bene per gli imprenditori della moda. Questo è un settore che storicamente ha dato tantissimo al nostro territorio, da troppi anni in difficoltà. Il progetto CNA Idee in Moda nasce proprio per fare qualcosa davvero per sostenere questi imprenditori. Loro fanno già un prodotto straordinario, a noi il compito di veicolarlo a livello nazionale ed internazionale per dargli la possibilità di avere mercati sempre nuovi, mercati sempre più importanti per loro, perché il solo mercato interno sta diventando troppo poco e metterebbe le loro aziende in grandissime difficoltà. A sottolineare l'importanza di questa edizione anche il cambio di location, che non sarà più la Piazza del Popolo ad ospitare l'evento, ma il rinnovato e tanto discusso scenario di Piazzale della Libertà, il cui progetto scenografico ingloberà la splendida Palla di Pomodoro. L'evento immagine della nostra città, ha sottolineato il sindaco di Pesaro in conferenza stampa, è da sempre il risultato dell'impegno del territorio per rilanciare l'economia attraverso servizi e turismo. In questa sfilata avremo tanta bellezza, ovviamente le ragazze e i ragazzi che sfileranno, ma soprattutto gli indumenti, i gioielli che porteranno addosso, che sono il frutto dell'ingegno, della fatica di tante imprese del nostro territorio che nonostante tutto lavorano, esportano e portano l'immagine delle marche in giro per il mondo. Quindi un grande grazie alla CNA che per 10 anni concede alla città di Pesaro questa bellissima manifestazione, che quest'anno credo avrà una valenza in più perché, come è stato detto, verrà sviluppata nella Piazza del Mare, che finalmente Pesorà, Piazza della Libertà, intorno alla Sfera di Pomodoro, e quindi andrà a valorizzare anche un investimento molto importante che abbiamo fatto per rendere la nostra città sempre più attraente, sempre più accogliente. Quindi grazie veramente alla CNA e complimenti per questa bellissima occasione per tutta la Regione Marche. A Tombaccia di Fano invece lo scorso fine settimana è tornato ad essere protagonista il fritto e in particolare il gelato fritto. Negli stand gastronomici ne sono stati preparati ben 1500. Il fritto è una prelibatezza gastronomica che mette tutti d'accordo e praticamente, tranne qualche rara eccezione, si riesce a friggere praticamente di tutto.
dolce, salato, verdure, carne e pesce. A disposizione degli amanti di tutto questo ben di Dio, a Fano ogni estate nel quartiere della Tombaccia si tiene la festa del fritto. In migliaia anche quest'anno hanno frequentato i tre giorni nei quali cibo, musica, mercatini e raduni sono stati protagonisti, facendo tirare all'associazione Quedla dal Fium un sospiro di sollievo, viste le incognite, notte rosa e nazionale italiana. Già non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno, anche se all'inizio era molto, molto pensieroso, insomma, dai, avevamo del venerdì, insomma, qualche inciampo l'avevamo, insomma, no? Fra la notte rosa, il carnevale e compagnia bella, invece ce la siamo cavata bene, poi temevamo per la partita che non venisse nessuno, invece è stato un boom anche lì. Stasera più di così non possiamo avere, siamo non ci stiamo nella pelle, dai, siamo. Ogni anno cresce sempre di più questa festa, ma qual è il vostro segreto? Perché la gente vi ama così tanto? Il nostro segreto è quello lì, perché cerchiamo di coinvolgere anche le nuove leve, perché le vecchie leve piano piano finiscono. Se non c'è quella va a finire. Certo, il fritto non è cosa da tutti i giorni, ma come si fa a resistere? Ed allora, mettendo da parte la linea per una volta, abbandoniamoci pure ai peccati di gola, tanto ormai la prova costume è cosa fatta. Per la specialità di quest'anno si è ritornati alle origini. A grande richiesta è tornato il gelato fritto in diverse varianti e nei tre giorni, pensate, ne sono stati fritti ben oltre 1500. Sorprendendo gli stessi organizzatori, segno che la festa cresce anno per anno. Ce ne sorprendiamo anche noi, ma segno che piace questa sensazione di venire in un luogo effettivamente campagnolo, dove trovi dei ragazzi comuni che comunque si danno tanto da fare per creare qualcosa per gli altri. Quindi secondo me è questo il segreto del successo, quindi il fatto che la gente si avvicina alla nostra festa del fritto. E domani, mercoledì 6 luglio, il quartiere Sant'Orso festeggia la sua patrona Santa Maria Goretti. Per l'occasione, alle 20:30, è in programma una concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Armando Trasarti, alla quale seguirà una processione lungo le vie Sant'Eusebio, Bellandra, Galilei, Battelli e Bellandra. Sabato 9 luglio, invece, è prevista un'adorazione eucaristica alle ore 17:30, il vespro alle 18:30 e poi alle 20 una cena comunitaria. Animeranno la serata i frammenti di suono. Il presidente provinciale UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, Damiano Bartocetti, è stato ricevuto questa mattina dal prefetto di Pesaro Urbino Luigi Pizzi. Al centro dell'incontro le attività sociali e le numerose manifestazioni che le Proloco organizzano sul territorio provinciale, anche come importante momento di aggregazione. Il prefetto si è reso disponibile a promuovere per settembre nella sala della prefettura un incontro con i rappresentanti delle 62 Proloco del territorio provinciale. E ci sono buone notizie per i fan di Francesco De Gregori, perché l'organizzazione del concerto che l'artista terrà a Fano il 19 luglio in piazza 20 settembre ha ottenuto il via libera dalla Commissione Pubblici Spettacoli per ampliare la platea da 3.000 a 4.000 posti, 1.000 biglietti in più che saranno messi a disposizione da subito, 250 per i posti a sedere e il resto per quelli in piedi. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per la vostra attenzione, arrivederci a domani.